Se posso, lei mi sembra anche un buon gustaio. Allora ti posso dire che la cosa che faccio meglio nella vita è la cucina. Sì, di cui stasera non ci ha deliziato. Stasera non vi ho deliziati perché non sapevo. Beh, la cosa che faccio meglio è la cucina. A tal punto che 3 anni fa mi hanno dato la laurea honoris causa in gastronomia. A Pollenzo, ma soprattutto nel 15 mi hanno dato il premio Artusi. Questo che ancora non... Ma faccio cucina e faccio grandi piatti. La mia cucina è piuttosto bofferrina e francese. I miei grandi piatti sono soprattutto francesi. Qual è il suo piatto preferito che preferisce cucinare? Le poulet alla Bressan, il pollo alla Bressan, il pollo di Bresse alla Bressan, o il coq au vin alla Bourguignon. Ma sai, è tutto molto facile, mia nonna era una cuoca francese. Ah, ecco. Che è venuta in Monferrato, ha sposato mio nonno che era un panettiere. Quindi io, quando è morta mia mamma, lei veniva giù al mio paese a far da mangiare a me e mio papà i primi giorni della settimana e mi insegnava, finché ho imparato un po', fin quando mio padre si è risposato. Quindi ho avuto questo allenamento. Poi andando da lei, e lei faceva proprio anche la cuoca, perché allora non c'erano i ristoranti e nei paesi, quando c'era una festa in famiglia come matrimonio, morti, chiamavano una cuoca a casa perché non c'era il ristorante. Allora lei andava nelle case 2 giorni a fare la cuoca, i grandi pasti, per cui c'è tutta una tradizione. Poi all'università qui ho fatto sempre da mangiare io in un alloggio qui dietro, non lontano da qui, via Piave. Vivevo con un altro che era pure di una famiglia di Bongostai di Casale Monferrato, per cui lui portava la batteria prima dai suoi contadini e io durante la settimana mi divertivo per lui e per me a fare delle grandi cose da mangiare. E poi arrivato a Bose facevo da mangiare io e poi ne ho sempre fatto, quindi anche adesso ne faccio, ma non patisco, non mi è difficile. Ci regali una ricetta, com'è questo pollo? Alla Bressan. Pollo alla Bressan è un pollo, beh, a parte che non so se sai che il pollo di Bresse è l'unico pollo al mondo che è brevettato. E comunque ci vuole un pollo buono, insomma, altrimenti è inutile, che lo devi fare in pentola con vino bianco, tirare poi con le morille. Sai cosa sono le morille? È un fungo che quando ero piccolo ce n'era parecchio, adesso non esiste più perché i diserbanti l'hanno sterminato in Italia, ma in Francia continua a essere il fungo preferito. Anche in Italia lo trovi, ma costa l'ira di Dio, lo trovi solo secco, costa 5 volte i porcini. Pigli queste morille che le metti a bagno, poi le metti e con un po' di panna lo tiri avanti e poi fai un gratin di patate a roquefort e l'accompagni. È un piatto un po' speciale, davvero. Oppure faccio il coq au vin della Bourguignon che cuoce nel vino un bel barbera a lungo, deve essere un bel gallo quello lì di solito. Quelli sono i piatti che amo di più. Poi vabbè, faccio gli altri. Ieri avevo degli ospiti a pranzo, ho fatto dei cannelloni, ma insomma. La cosa che faccio più buona sono i ravioli. E viene Carlin Petrini, viene a mangiarle 2 volte all'anno, dicendomi che sono i ravioli che non fa neanche Guido buoni come i miei. Per cui viene lui e il suo staff 2 volte all'anno a mangiarli, perché le faccio le 3 carni e le faccio davvero molto buone come un tempo. Ci siamo persi. Ma Bose anche la cucina è buonissima. Io ero stata da piccina, però mi ricordo buonissimo, no? Fate delle minestre, le... Sì, sì. Però, insomma, quelli sono i piatti
Ma lei ha un pasto preferito del Vangelo, comunque un pasto al quale è molto affezionato? Il mio? Sì. Quello che ho scritto che leggano quando ci sarà il mio funerale. Qual è? Giovanni 21. Okay. Giovanni 21 è già passione, no? No, è quando Gesù chiede a Pietro, mi ami tu? Ti voglio bene. Dice, ti voglio bene. Mi ami tu? Ti voglio bene. Mi ami tu? Ti voglio bene. Di più non posso dirti. E perché questo è il passo preferito? Perché secondo me c'è tutto... Cioè, se incontrassi Gesù Cristo, gli direi così. So che lui mi chiede, mi ami, io dico, ma forse troppo. Ti ho voluto bene. E questo è quello che ho fatto, ti ho voluto bene. Poi spero di averti amato, ma lo saprai dire tu se ti ho amato, no? Di più. Scusa, ma io ho promesso che c'è da salvare un mondo. Contatti. Su questo non abbiamo detto niente, su come, salviamo, su come salvare il mondo. Se c'è una ricaduta di quel che siamo, potrà essere a salvamento del mondo. Ma non facciamo il progetto di salvare il mondo, che non ce la facciamo. Non ce l'ha fatto quello là.